torniamo in diretta dal Palazzo del Streamer, Reinventing Non Profit 2021, finalmente con Mr. Reinventing, Mister, potremmo chiamarlo, no? Francesco Quistelli di Atlantis Company, tutto nasce dalla tua idea, no? Quindi... Sì, ma le idee nascono poi tutte insieme, io ho fatto un po' il finalizzatore, ma in realtà è un grande lavoro di squadra. Grande lavoro di squadra che è arrivato all'edizione numero, siamo? Sei. Sesta edizione. Questa è la sesta edizione, esatto. E che edizione, viene da dire? Bella, sì, bella, sta venendo bene, siamo contenti, ci piace molto la location che abbiamo scelto quest'anno, che speriamo di usare anche negli anni prossimi. Bravissimi relatori presenti, tante persone che stanno partecipando, quindi mi sembrano tutti molto soddisfatti. Si parla di non profit, si parla di innovazione, comunicazione, fundraising, insomma tanti temi. Torniamo indietro un po' di 6 anni in questo momento. Da cosa nasceva lo spunto che poi ha portato appunto a Reinventing, Reinventing Crowdfunding, sì, Reinventing, insomma, tutte le... cioè l'evoluzione che poi ha portato appunto il reinventarsi ogni volta, poi ha riportato ad, esatto, oggi. Esatto, l'hai già detto te, nel senso che Reinventing nasce proprio per dare uno stimolo al terzo settore per rigenerare idee, immettere nuove scintille, nuove opportunità. Ed è rimasto lo stesso, cioè semplicemente è cresciuto perché le persone hanno partecipato di più, abbiamo coinvolto sempre di più i relatori con grandi competenze, grandi capacità, e quindi insomma il perché è rimasto lo stesso e rimarrà sempre quello, mettere in circolo grandi e nuove idee per aiutare il non profit a rigenerarsi sempre di più ogni anno. Quest'anno di che cosa aveva bisogno il non profit? Di che spunti aveva bisogno? Cosa gli avete dato? Gli stiamo dando tanti spunti, credo che avesse bisogno di eterogeneità, nel senso di un po' di contaminazione delle varie aree di interesse, quindi la comunicazione, la raccolta fondi, le risorse umane, l'organizzazione, abbiamo anche interventi sull'etica, sulla filosofia, quindi questa contaminazione ci sta aiutando un po' a creare quel meccanismo, quel brodo culturale dal quale puoi prendere diversi spunti. Un'edizione appunto di quest'anno in una nuova location che ha portato però appunto tantissimi spunti, come dicevi te. Questa mattina già tantissimi workshop con una grande affluenza, tutto abbiamo visto, di persone. Che cosa ci aspetta nella prossima giornata? Ormai questa ancora mezza giornata e poi domani un'ulteriore giornata. E cosa avete pensato anche per fare? Perché molti, una cosa che mi ha detto tutti è: finalmente ci rivediamo dopo 2 anni. Sì, è vero. Dopo 2 anni ci si rivede, sono i primi convegni che stanno ripartendo, eh sì. No? Reinventing è tra i primi, quindi tante persone si rivedono veramente dopo 2 anni, quindi di questo siamo molto contenti, perché il potersi incontrare fa parte della natura umana e il sociale, la socialità è alla base delle organizzazioni non profit, quindi insomma è un ottimo punto di ripartenza. E adesso nei prossimi workshop saranno molto concentrati anche sui dati, ci saranno delle ricerche legate alla doxa, ci sarà un intervento di Andrea Colamedici sulla filosofia e la solidarietà, quindi ci sono ancora molti spunti da qua all'aperitivo. Cosa interessante di Reinventing è che non serve far parte di chissà quale organizzazione mastodontica per poi prendere questi spunti e farli propri, ma anche le piccole organizzazioni, anche le piccole associazioni possono anzi trarne vantaggi, giusto? Esatto, sì. Il brand cosiddetto non dipende dalla dimensione, non è un fattore dimensionale. Anche una piccola organizzazione può avere un grande brand nel momento in cui è centrata sul proprio perché e sulla propria ragion d'essere, quindi possono trovare dei grandi spunti, degli ottimi spunti nel momento in cui hanno ben chiaro che c'è un obiettivo che vogliono raggiungere, anche se sono piccole. So che voi siete già, come sempre Reinventing pensa al futuro, cosa ci sarà nel futuro di Reinventing? Non te lo posso dire, siamo ancora... ci sarà sicuramente... cerchiamo di prendere il meglio di questa edizione e delle precedenti edizioni, di cercare di migliorare ulteriormente dove vediamo che ci sono delle aree di miglioramento come sempre, e soprattutto di reinventare ogni anno Reinventing, quindi con nuovi spunti, probabilmente legati anche a un,
coinvolgimento di qualche attore internazionale, insomma, un po' di sorprese. L'ho chiesto anche a tutti quelli che ti hanno preceduto qui su questo sgabello, invece personalmente, Francesco, come si reinventing? Io come mi reinventing? Guardo, credo ogni giorno, spero, insomma, cerco di guardare ogni giorno al mio perché e mi chiedo se sono riuscito a fare una piccola differenza in quella singola giornata, in senso positivo. Sicuramente in queste due giornate di differenze ne hai fatta tanta, perché insomma abbiamo visto quello che a cui stiamo assistendo, davvero un evento importantissimo, interessantissimo, che appunto dura ancora tutta la giornata di Milano. Io Francesco ti ringrazio tantissimo per averci ospitato qui nel vostro, nella vostra manifestazione, e appunto continueremo a raccontarla e magari ci vediamo anche domani, così fa due chiacchiere, ci racconti un po' come stanno andando e cosa succede nelle varie sale, che tu so che passi da una all'altra sempre a sbirciare. Va bene, grazie mille Francesco Quistelli, grazie anche a voi, ci vediamo fra poco sempre qui in diretta.